Vitello tonnato, altrimenti detto vitel tonné. Io lo faccio in una certa maniera, c'è chi lo fa in un'altra, e sono scelte private. Io vi faccio vedere come lo faccio io, e secondo me è molto buono. Mia moglie, ormai dal 1975, sostiene continuamente che il vitel tonné che faccio io è il più buono di tutti. Quindi prendo questo bellissimo girello, questo è un girello molto molto buono, ha un profumo, è una bestia che pascola, quindi è profumato. E vedete che bello? C'ha la sua giusta dose di grasso, io un po' l'ho pulito ma non troppo. Ma faremo subito un lavoretto, lo fermiamo. Intanto gli diamo subito 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 una scrappottata di sale grosso, vedete così, proprio glielo facciamo prendere. Gli diamo quattro sgrassoncelli, capito così, ecco. E poi gli diamo nicchia, 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 un pochino di pepe. Poi prendiamo una dose generosa di burro. Là. Un olio molto buono e facciamo questa commistione di olio e burro perché ci serve per rosolare. Accendiamo e quindi prendo il pezzo e dalla parte dove c'è un pochino più di grasso lo vado a mettere proprio qui sul burro. Ecco, così si squaglia bene, bene, bene. Molto bene. È molto importante che si faccia questo lavoro per fermare il pezzo di ciccia, altrimenti tutti i succhi se ne vanno e poi diventa stoppaccioso, soprattutto il girello che ha una carne dentro molto magra. Perfetto, accendiamo. Ci mettiamo la cipolla, queste sono due cipolle, un non nulla di sale, una giratina di pepe, e questo lo giriamo ancora, sta andando benissimo. Ecco l'ultima parte qui. Facciamo un letto di cipolla. La spargiamo ben benino e gli facciamo un bel lettino per il bel girellino che prendiamo e mettiamo qui, sopra la cipolla. Adesso lasciamo andare senza toccare niente. 5-6 minuti, 5-6 minuti. E ora un bel giro di vino bianco tutto intorno. E un po' di brodo vegetale. Ecco qui, tutto sopra il pezzo. Che gli dà una lavatina, ma ormai tanto il sale se l'è tirato. E poi prendiamo, sentiamo, qui deve andare su, quindi gli diamo subito una bella alzata in modo tale che tutta la fase alcolica del vino viene su e non rimane troppo lì, che poi potrebbe stomacare. Invece tutta la fascia un po' più violenta se ne viene via col vapore. Ancora sa di vino, ma è un profumo. Questo sta sempre appoggiato sulla cipolla, non so se avete notato. Non tocca mai sotto perché ci sono cipolline sotto. Facciamogli un lavoretto di fino intanto che sfuma. Facciamo
Facciamogli questo. Eh? Un nulla di olio sopra, che in questa fase, non essendosi rovinato, modificato con la rosolatura, se lo tira bene con tutti i suoi profumini. E andiamo di tonno. Vitello tonnato è diverso da vitello con la salsa tonnata, perché così si cuoce insieme al tonno. Deve lavorare sempre in umido, eh? Guai se il tonno si secca. Ne dovete mettere una dose generosa, poi questo fondo noi lo andremo a lavorare e ci faremo la salsa tonnata, che non si dica che non sia tonnata. Adesso mettiamo basso, copriamo, un'oretta e mezzo, vediamo. La conclusione del vitello tonnato, questo è il girello cotto e affettato, vedete? Che meraviglia! Ma non sarebbe tonnato se non avesse poi la salsa tonnata. Questa è la base di quel tonno, di quella cipolla e del suo intruglio con i suoi succhi, con il vino e con il brodo che si è cotto per i fatti suoi. Questo è un bricco dove noi metteremo due uova intere, una e due. Ci mettiamo un pochino di sale, un po' d'olio, uno schizzo di limone, allora vediamo la consistenza, buona. Ce ne serve un altro po', mettiamo un altro po' d'olio. Sentiamo come sta di sale. Vedete che bella maionese che ho fatto, orca paletta. Bene. A me piace con un po' di sapore in più, quindi ci metto un pochino di olio di oliva. Questo lo ce lo dobbiamo andare giù piano piano, altrimenti impazzisce. E voilà! Che meraviglia che è venuta questa maionese, ragazzi. Sentiamo di nuovo. Guardate che consistenza. Perfetta. La mettiamo qui. E adesso ci prendiamo un po' di questo fondo. Tanto si deve mischiare con la maionese, quindi sta bene qui. Tanta maionese e tanto tonno, eh? Arrivava fino lì e noi lo rimettiamo fino lì. Là! E ricominciamo. Basta che mi sto schizzando tutto. Adesso molto suadentemente tiriamo giù tutto. Mm-hmm.
e con gentilezza mischiamo tutto. Ecco fatto, la salsa tornata. Prima di metterla sentiamo se ci manca un pochino di sale o qualcosa del genere. Delicious. Adesso noi ci prepariamo questa magnificenza. Ora questo teoricamente lo dovreste lasciare in frigo per il tempo necessario che la carne si tiri tutto il suo sughetto. Adesso poi col cucchiaio lo sistemiamo di più. Tanto poi riscende, non vi preoccupate. Tanto bagnatelo in su. Ale. Che non si dica che non impiatto, eh? È bene che la carne sia coperta, perché sennò dopo vi scappa asciutta. Va bene adesso. Un attimo, eh? Adesso facciamo qualcosa di caruccio. Là. Là. Queste cravattine di pomodorino. Ecco qui. Qualche caperino qua e là. Non troppi, eh? Ma qua e là. Queste deliziose acciughine del Cantabrico, molto molto delicate. Ecco qui. E che so, giotto. Vi volevo stupire con degli effetti speciali, tutto lì. Siccome stanno tutti dicendo sempre che faccio dei tavoli, delle cose buttate lì, questa è buttatissima lì, eh. Però, ecco qui. E voilà! Il vitello tornato, eccolo qua! Allora, per mangiarlo bene dovremmo aspettare un paio d'ore in frigorifero, che si ferma, che si imbibisce, eccetera. Noi, siccome non ce ne frega assolutamente niente, facciamo uno scempietto in un angolino, ci facciamo questa cosa così. Ecco, togliamo una fettina. Per non fare porcate. Scusate la raidata, eh? Però, dopo se no non se l'è tirato, almeno ce ne metto un po' di più, no? Ecco. Faccio un test. Allora, la più severa in queste cose è mia moglie. Sicuramente lo assaggerà e mi dirà come sempre che è strepitoso, modestia a parte. Allora, cancelliamo questo mal tolto qui. Ecco. Grazie a tutti voi che mi avete richiesto questa magnificenza, perché mi diverte farla e sono stato contento di eseguire le vostre richieste. Quindi, grazie a tutti voi e viva il vitello tornato. Buon appetito.